Bianchi, sono una delle guide turistiche qui nel Borgo di Zungoli e vi porterò in un excursus nella storia di Zungoli. Siamo qui in Piazza Castello, con la facciata del castello normanno, di origine normanna, possedimento della famiglia Sasà. Piazza Castello si abbellisce con i suoi due palazzi, il palazzo Iannuzzi alle mie spalle e il palazzo Annicchia di Cortese. Nascono i palazzi alla fine del 1600, inizio del 1700, quando ormai il castello non ha più la funzione di guarnigione militare, ma diventa una vera e propria residenza. E quindi la visuale nella vallata viene ostruita appunto dalla nascita dei palazzi. Avviciniamo a scendere nel borgo di Zungoli, siamo nella zona sottostante del castello. Questa è la parte aggiunta del castello che va a snaturare la forma originaria del castello stesso, che da quadrato appunto diventa quasi rettangolare. Qui sotto invece possiamo vedere il luogo della guarnigione militare, poi diventata residenza del custode del castello, e tutta la roccia, la massa arenaria, che appunto dove si poggia tutto Zungoli, è il castello stesso. Adesso ci avviciniamo e scendiamo verso le case Contini, classiche abitazioni qui a Zungoli, che servivano, avevano l'utilità di controllare il territorio. Infatti queste case nella parte bassa presentano una finestra che dava appunto la visibilità al padrone della casa di controllare chi accedeva nel borgo. Questa di fronte a voi appunto è una casa pontile, ne vedremo tante, ce ne sono tante, e alcune sono ancora originali, presentano appunto la finestra nella parte bassa. Sta lì che dava appunto la vista all'abitante di queste case pontili di controllare chi accedeva nel paese, anche perché originariamente non c'erano le scale, ma si accedeva con i carri, con i buoi. Infatti molti spigoli delle case sono smussati per permettere agevolmente il transito dei carretti con i buoi. Ci avviciniamo verso quella che è Via Giudea, siamo in Via Giudea e ci avviciniamo alla zona di divisione, dal mio lato sinistro. Adesso vedremo l'arco che divideva la zona cristiana dalla zona ebraica. Avvicinandoci qui possiamo vedere appunto quest'arco con questo stemma, che è lo stemma della famiglia Ciampolilli, la quale famiglia aveva lo ius patronato sulla chiesa di Zungoli, e dal lato di questo appunto c'era la zona cristiana e da quest'altro invece c'era la zona ebraica, e appunto per questo la strada prende il nome di Via Giudea. Da piazza Municipio scendiamo dietro il palazzo Caputi, un palazzo su tre livelli, e qui siamo nella parte retrostante dove ci sono i giardini. I giardini e dove c'era un tempo quello che era il vecchio granaio, dove si raccoglievano i grani, fino agli anni 60 è stato in uso il granaio e più il frantoio. Diciamo che la famiglia Caputi era una famiglia benestante, erano gli imprenditori dell'epoca. Avvicinandoci possiamo vedere il frantoio, una terra ricca di oliveti e di olive. Ancora oggi ci sono importanti aziende di produzione di oli. Andiamo all'interno delle grotte, le famose grotte bizantine, qui tuttora visitabile e accessibile. Luogo che precedentemente veniva utilizzato come rifugio, poi come deposito, quindi in base all'epoca storica ha cambiato il suo uso e il disuso. Oggi appunto vengono utilizzate come grotte per stagionare i formaggi. Vabbè, poi qua ci attacchiamo. Se passiamo a quelle che sono le grotte, le famose grotte bizantine qui a Zungoli, tuttora visitabili, e ad oggi vengono utilizzate per la stagionatura dei caciocavalli, il famosissimo caciocavallo podolico,
vengono stagionati in queste grotte perché le grotte ci danno la possibilità di avere una temperatura costante tutto l'anno, sia d'inverno che d'estate, e in più donano delle muffe particolari che danno un sapore ancora più buono rispetto a quello che c'è. Il cacio cavallo podolico, famosissimo, che deriva appunto dalla parola podos e da questa tipologia di mucche, che sono allevate al pascolo. Ecco, potete vedere tutti i caciocavalli in stagionatura, i quali poi vengono raccolti, puliti e sistemati per la vendita, e vengono raccolti in base alla stagionatura, quindi in base alla stagionatura il sapore può cambiare. Ok. Era appunto che vi dicevo che oggi è una residenza e che apparteneva alla famiglia Caputi. Siamo di fronte al palazzo della famiglia Caputi. Siamo nella piazza Municipio. Piazza Municipio perché questa piazza è stata sede del Municipio fino agli anni Ottanta. Quello alle mie spalle era il palazzo dove risiedeva il Municipio, poi traslato alla fine degli anni Ottanta. Questa piazza anticamente era chiamata Piazza della Terra, perché era la piazza del popolo. Infatti fu creata e fu voluta dal popolo stesso la chiesa di San Nicola. San Nicola è un santo bizantino, il quale ci certifica ancora di più le origini bizantine di Zungoli, anche se si pensa che poi siano normanni. E in questo spazio, in questa piazza, nasceva anche la chiesa di Santa Maria della Neve, la quale chiesa crollò, fu demolita in seguito al terremoto del 1962, che subì una crepa e non venne più risistemata e ristrutturata, ma fu demolita. E quindi per questo rappresenta uno spazio vitale importante per gli abitanti di Zungoli, perché è possibile accedere con la macchina. Scendendo in profondità, vediamo che la temperatura oggi che è estate è molto fresca, proprio appunto perché conserva una temperatura costante sia d'estate che d'inverno. Scendendo in profondità, qui gli anziani raccontavano che depositavano anche i maiali all'interno. E in queste grotte le persone più povere vivevano in maniera numerosa, addirittura un paio di famiglie con gli animali e quant'altro. Scendendo possiamo anche vedere delle strutture chiamate riviere, le quali servivano per raccogliere la neve copiosa che cadeva copiosa in inverno, e la quale veniva utilizzata poi d'estate appunto per tenere al fresco gli alimenti e gli ortaggi che si raccoglievano. Nel soffitto possiamo notare ancora le scarpellature che nascono come luogo naturale, ma poi vengono ampliate in base all'uso della grotta stessa, al modo di abitarci, a quante persone vi abitavano e qual era l'uso stesso della grotta. Alle case puntili accediamo a quella che è la casa antica, una classica abitazione del Novecento dove all'interno vivevano più di 10 persone, più di una famiglia, e vivevano insieme agli animali. E qui c'era la stalla, la camera da letto originale, e sopra la stalla c'era un soppalco dove serviva per mettere a riposare i bimbi d'inverno, per tenerli a caldo. E fuori uscendo c'era il giardino, quello che oggi è un giardino, ma che all'epoca era uno spazio esterno per tirare fuori il letame degli animali. Gli animali erano importanti perché ti permettevano di accedere al borgo, perché gli scalini, le salite, le discese per portare la legna dalle campagne, c'era la necessità di avere gli animali in casa, quindi di avere i muli, gli asini, proprio come mezzo di trasporto. E questo era lo spazio esterno. Siamo sulle cinta murarie del borgo di Zungoli, e da questo lato siamo in una delle porte di accesso che porta a Sant'Anna, una delle porte di accesso nella quale si può transitare con le macchine. Sono due le porte di accesso in cui si può transitare con le macchine, tutte le altre possiamo accedere soltanto a piedi. Anche per questo, per questa tipologia strutturale, è un borgo riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, e siamo infatti nel contesto della notte romantica oggi, per quello vedrete cuori sparsi ovunque. E qui sotto c'era un vecchio monastero che oggi è adibito a delle residenze, un monastero che fu abbandonato a causa di una peste nel 1300 e poi fu ridato nuova vita intorno al 1700. Di fianco c'era la chiesa di Costantinopoli, tuttora una chiesa privata della famiglia Caputi. E questo è il fantastico scenario che si ammira appunto dal borgo di Zungoli. Possiamo vedere la Molara, che è il punto più alto di Zungoli, superiore ai 900 metri, con i Monticelli, e lì dietro c'è la possibilità di vedere Trevico, il quale
Zungoli apparteneva allo stesso marchesato fino alla fine della nobiltà, quindi Zungoli era inglomerato in questo grande territorio, appunto, che comprendeva Trevico e Zungoli. Siamo qui nel piazzale antistante la chiesa principale di Zungoli, la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa principale di Zungoli, dove si celebra ancora la messa. Non è la prima chiesa di Zungoli, perché la prima chiesa di Zungoli nasce nell'anno 1100, è la chiesa di San Cataldo, e tale chiesa crollò in seguito al terremoto del 1456, e sui ruderi di questa chiesa sorse il convento francescano, tuttora presente, dove si raccontava che nella chiesa di San Cataldo vi abbia dimorato per una volta San Francesco, ed ecco perché appunto in un luogo dislocato dal centro urbano nasce appunto il convento francescano. Concludo e vi lascio, sperando di avervi incuriosito, nella speranza di farvi giungere qui a Zungoli e di darvi la nostra ospitalità. Ci vediamo presto, vi aspetto a Zungoli. Ciao!